Cari amici, eccoci tornati e adesso siamo in un nuovo posto, pronti per un nuovo concorso, ma stavolta saremo noi contro Giampietro. Cos'è successo? Vai Kiria, parlane un attimo. Eravamo lì tranquilli a fare rifornimento perché avevamo finito la benzina, ma eravamo i 999 millesimi clienti, insomma sempre la solita storia, no? E allora ci hanno detto: perché non partecipate a questo bellissimo concorso? Il premio, ci sono due premi in palio, uno è un'attrezzatura da giardinaggio che non ce ne facciamo di niente perché abbiamo pollice verde pari a zero, e l'altro invece è una seduta di make up, di massaggi, pedicure, manicure, quelle scemenze lì. E allora, visto che Giampietro si era riuscito a sciogliere le braccia dalla macchina ed è uscito e voleva partecipare anche lui perché non c'è più bestia di ficcarlo in macchina, abbiamo deciso di partecipare. Se vinciamo noi lo costringiamo a truccarsi, così per una volta magari lo vedremo sorridere, se no si beccherà le sue zappette o quello che gli pare. E in questo momento dobbiamo raccogliere, la gara consiste in questo, dei versi di una poesia che sono attaccati in giro. Probabilmente Giampietro è un po' avvantaggiato perché lui è abituato a attaccare i cartelli, ma non sono abituati a staccarli in realtà, quindi non si sa chi si è messo meglio, magari lui conosce meglio i posti giusti, ma vediamo. Vediamo, dai. Vediamo chi vince, alla fine se riusciamo a prendere più di lui abbiamo vinto, se ne prende più lui e vincerà lui. E si prende la ciasetta da giardinaggio come se non ne avesse già abbastanza. Malefico. Ma bah, è interessante, saremo più bravi noi a staccarli o più bravi lui a sapere dove sono stati attaccati? Ti guarda sempre dietro. Giampietro, cosa guardi? Mamma mia. Bene, bene, allora continuiamo la nostra ricerca. Dai, ne abbiamo trovati già noi 4 su 16, che sarebbe alla fine due fogli. Dobbiamo trovarne più di lui. Se, poi, magari lo incontreremo ogni tanto durante le nostre ricerche, ci sta, dopo tutto anche sarà lì lui. Anche lui. Anche lui da queste parti a girare, si sa mai. Con quelle braccia lunghe rischiamo che ci faccia lo sgambetto. Sì, appunto. Con le braccia ci fa lo sgambetto. Non è c'è un cartello lì? Dove, dove? No, ho visto male io, scusa. Sempre a giro con la torcia in macchina noi. Meno male che è la dinamo, perché sarà batteria a quest'ora. Giampietro, chi avrà la meglio? Riusciremo a truccarti un po', perché... Anche che siamo stufi, anche tu. Why so serious? Potremmo truccarlo a quel modo. Con i capelli verdi, il nero. Sarebbe carino, no? Bellissimo Giampietro così. No, dobbiamo vincere, dobbiamo il vincere. Il rossetto tutto sbavato. Per forza. La faccia bianca, tipo clown. Per forza, dobbiamo vincere. C'è niente qui, mamma mia. Non è che l'ha già presi tutti Giampietro, malefico. No. Sai, con quelle braccia magari si muove. Ah, qui c'è un altro. No, ma lui secondo me riesce a staccarli prima ancora di essere entrato nella stanza. Qui c'è scritto? Ma c'è scritto tipo i panini sono gratis nel chiosco qui vicino. Sai, pubblicità. Solo se sei il 99esimo cliente della giornata. So perché, ma sicuramente lo saremo. magari, però c'è una cosa gratis. Ah, non già, lo sei, già, ma... giusto. Se una cosa te la danno veramente non lo sei. Negli altri casi. Negli altri casi lo siete tutti. Mamma, Giampietro. Certo che dai. Questo posto fa veramente schifo. Siete veramente. Hanno messo questa casa abbandonata per fare il contest. Chi è quel tizio? Quello lì è uno dei precedenti vincitori del contest. Questa cos'è, uno sgabuzzino per cambiarsi i vestiti quando Giampietro si trucca? Mamma mia. Ma che cavolo di posto è? È un posto brutto. Ma chi ha acceso l'astro stereo qui? Oh, siamo pari. Io e Giampietro, noi e Giampietro, indipendentemente da quanto ne trova, siamo pari. Quindi, se adesso lui ci ha trovate già tutte le altre, finiremo in parità e nessuno vince niente. Se riusciamo a trovarne almeno ancora una. Lo trucchiamo, dai, sì. Ancora uno. Dimmi che Giampietro non le hai già trovate tutte. Giampietro, per favore, dai, sii un po' lento. Nasconditi, stai fermo in un angolo e aspetta che ti passino le pagine davanti. Sì, appunto, dai, Giampietro. Non fare danni. Ma lo sai che in teoria poi dovremmo anche tornare indietro? Vabbè, bisogna vedere a che punto è Giampietro. Ecco, abbiamo vinto! Ne abbiamo trovate più di lui! Dalla caccia, c'è scritto che ti sta dando la caccia. E vabbè, ora anche quando incontreremo Giampietro, ne abbiamo trovate più di lui. Tzun, tzun, tzun. Noi continuiamo a cercare finché possiamo, giusto per vedere quanto smacco possiamo dargli. Ma abbiamo vinto noi. Giampietro, sì, tu. Adesso quando lo incontreremo, sai come sarà incazzato? Mamma. Ma incazzuto, su.
Eccolo lì. Eccolo! Ci ha sentito, ci ha sentito! Aspetta, parla più piano che sennò magari ci insegue e trova i cartelli al posto. Ma tanto mai abbiamo trovato i tuoi. Sì, vabbè, però lo smacco morale di riuscire a non farglieli avere. Abbiamo vinto noi. Lo truccheremo, vi immaginate con i capelli verdi alla Joker. Che carino. Sarà divertentissimo. Facciamo anche mettere lo smoking, ma no, quello ce l'ha già. Ce l'ha già. Lui, ma lui, per quello si veste anche abbastanza elegante. Per essere un giardiniere, sì. Soprattutto in giardino non converrebbe vestirsi elegante, perché insomma, però... Mamma mia, Gian Pietro, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, non ci possiamo. Paura, paura, guarda che c'è già lì il truccatore che si sta avvicinando, altro che... Certo che sei proprio scarso. Salvami, San Gian Pietro che dice salvatemi dal make-up, non voglio essere truccato. È vero, è Gian Pietro che ha paura matta del make-up, bravi, dai, siamo uno smacco incredibile, 12 e al massimo l'unico verrà 4, uno smacco fantastico, visto che questi posti sono tutti uguali. Sì, veramente. Un po' di lampadari metteteli, cavolo, tutto buio. Ah, è vero, teoricamente avevano detto che ci hanno dato delle cose per segnare i posti dove eravamo già stati, non abbiamo messa nemmeno una, vabbè. Siamo due rintronati, amore, lo sai ormai. Vabbè. Occhio che sicuramente ce l'avremo alle spalle e a breve tempo. Vabbè, ormai sarà lì incazzato. Non ne trovo più nemmeno una. L'avete fregate tutte voi. Sei pazzo, bro. C'era anche la troll face. Trollo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 l
Ma siamo qui, quindi va benissimo il trololo. Trololo! Ma è un labirinto sto posto. Ma lo sai che poi in teoria dovremmo anche uscire? Sì, Ma se ci piglia Gian Pietro prima che usciamo, che si fa? Non è che cerca di rubarci tutto? No, guarda, abbiamo portato la telecamera apposta per evitare che cerchi di strapparci i fogli, così gli dimostriamo che l'abbiamo trovati più di lui. Se anche finisce adesso e ormai l'ha trovati tutti quelli che restano, siamo 12 a 4. 12 a 4. Quindi si trucca, mi sa che qui ci siamo già passati 18 volte. Sicuro. Ma com'è che tutte le stanze sbucano su altre stanze? Non è normale una Ma cosa certo così. Che questa è presso una casa abbandonata che... Occhio, deve essere lì in giro. Sicuro. Ho sentito il passo. Anch'io ho sentito delle sue gambone. Mamma mia, Gian Pietro. Sarà ad un... sarà imbufalito. Però guarda, prima di farlo scendere dalla macchina, sono riuscita a mettere in tasca un po' di pesi di piombo. E quindi adesso dobbiamo rallentare i movimenti. Sei un genio, amore, sei un genio. Dove sei quelli per fare i pesi 1-2-1-2 con le braccia e farsi venire i bicipiti enormi? Ecco, ne avevo un paio, li ho messi in tasca. Brava. Secondo me non se ne è accorto. Gian Pietro. No, anche se ci vede in teoria siamo già passati di qua, sì. Sono già passati. È per quello che non trova pezzi, perché è rallentato. Poverato. Abbiamo messo quei cosi in tasca. Allora. Qui c'è di nuovo il vincitore di una delle... Ah, capito. Ma li mettono un po' scrausi questi ritratti, perché un po' sono un po' più carino. Gian Pietro, dove sei? So che hai perso, ma... Truccherai da Joker, sì! Gian Pietro, sei scarso. Un altro vincitore? Ci sta. Ma guarda, Gian Pietro... Ha deciso di ha fatto danni. Se non mai si è arreso, sta già correndo da mamma Gian Pietra e... Mamma che con le braccia lunghe dice, piccino, vieni! Mamma Gian Pietro. Basta, ma li ha rubati da me. Sempre tu, sai, sempre tu. Mamma mia. Ma non ci perdiamo, amore. Senti, prendi la casa e ci accampiamo. Senti, io ce ne torniamo a casa. Abbiamo vinto ormai. Gian Pietro ha perso. Sì, dobbiamo trovare l'uscita, però. Io quasi andrei a cercare Gian Pietro e dirgli: senti, Gian, hai perso. Non rompere. Sono arrenditi, guarda, ce l'ho anche io un mascara se vuoi per aiutarti a cominciare. Non vedo l'ora di vederlo truccato. Vi immaginate quando tornerà al suo giardino di tutto truccato e a sorridere ai fiori che lo prenderanno in giro. Quindi diranno: perché sei così serio? Erano stampati su carta fosforescente quei fogli, perché si vedevano prima, ora non si vede più niente. Ma erano tutte pubblicità. Maledetto.
Soprattutto che le pubblicità ormai, ovviamente. Sì, ormai non sanno più cosa inventarsi. Devono inventarsi che i prodotti ti danno la caccia a cui di farsi comprare. Salvatemi dall'acquisto, per favore, compratemi. Mamma mia, che noia queste pubblicità. Davvero. Sono già passati. Sì, almeno 18 volte. Sicura. Di nuovo quel coso lì. Gian Pietro, anche te, eh. Su, via. Questa è l'uscita, tipo. Davvero? Sì, sono sì. L'uscita? Boh. C'è un ascensore? È l'uscita. Ciao a tutti. Quasi quasi io... Oh, è l'uscita. 12 a 4. Guarda com'è incavolato, neanche ci ha guardato in faccia. Esatto, hai visto? Eva l'uscita, chiaramente Eva l'uscita. Che vuole qui? Sta dicendo, cari partecipanti, siamo davvero molto contenti che siete stati con noi, perché questa volta avete vinto. Il vostro caro Giampietro non prenderà niente, avete vinto una serie di make-up. Potete truccarlo, avete smalti, gloss, blush, blush, un sacco di mascara. Di contouring, facciamo anche un po' di smoked eyes, una serata completa. Per voi, ho scelta per Giampietro, vi beccherete un'intera giornata. Nata basata sul make up, fa pedicure, manicure, capelli cure, che non ce la rimettiamo la parrucca bionda tutta con no, i boccoli verde, vabbè, un po' dipende da come si ma sente. Ma già che lo porta lo smalto? Non lo so, facciamo smalto fucsia, tutto così, sarà un bijou. Grazie di essere stati con noi e speriamo vi siate divertiti. Adesso volta lo rinchiudiamo in una gabbia, Giampietro, perché ci ha veramente divertito. Comunque, vabbè. Speriamo dunque che vi riuscite a riportare nella villa, perché ci ha rotto. Speriamo che. Il fatto che forse non parli tanto è positivo, perché sinceramente, uno, mi chiedo che livello di istruzione abbia Giampietro, e secondo, adesso sarà un po' incavolato. Abbiamo battuto per 12 a 4. E non ci ha nemmeno salutato. E infatti, avete visto, era lì all'uscita tutto. Ok, fanciulli, allora ci sentiamo nella prossima episodio. Speriamo che Giampietro si sia una calmata. Sperando che il prossimo episodio sia quello dove vi diciamo di siamo tornati alla villa e buonanotte. E grazie di essere stati con noi. Ciao.